tragedia a Campania, muore un quindicenne folgorato dall'elettricità. Battipaglia, ancora rifiuti ovunque. Tolleranza zero a Bellizzi, volpe bacchetta agli abusivi. Sicurezza deboli, si chiede l'intervento di Pansa. Incidenti ad Agropoli, investite madre e figlia. Pasta estate 2014, oggi parte la nuova edizione. Tutto pronto per la nuova stagione del Borgo Gromola, la società si rinnova. 15 anni, un bravo ragazzo, folgorato dalla corrente elettrica mentre innaffiava il giardino. Una morte assurda che lascia senza parole l'intera comunità di Campania. Lui era Michele Iannice, amatissimo da tutti, portiere di una squadra locale. La sua bacheca Facebook è già invasa da centinaia di messaggi di affetto dei suoi amici. Secondo i carabinieri la causa della morte potrebbe essere proprio un brutto incidente con dei fili scoperti che erano presenti nel giardino di casa sua che stava innaffiando. La salma è stata liberata dopo un'ispezione esterna che avrebbe confermato la diagnosi iniziale. Ieri sera davanti all'ospedale Maria Santissima Addolorata di Eboli c'erano decine di ragazzi giunti a dare l'ultimo saluto al loro amico. Lacrime, abbracci, ma soprattutto un'unica domanda: perché? Le strade di Battipaglia sono sporche, sacchetti di spazzatura e rifiuti si trovano a quasi ogni angolo, mostrando una fotografia poco gradevole dell'intera città. Le microdiscariche continuano a nascere, ma non solo. L'inciviltà di alcuni cittadini, unita ad una pulizia poco costante del territorio, fanno il resto. Nonostante i controlli della Polizia Municipale, da qualche settimana anche con l'ausilio di un nuovo impianto di videosorveglianza, resta imperterrita la tenacia di qualche incivile che in città continua ad abbandonare i rifiuti per strada. Le periferie vivono in condizioni anche peggiori. A Serroni ci sono strade dove la spazzatura viene lasciata a marcire sui marciapiedi per giorni, mentre via Turco sembra essere diventata una zona più che appetibile per gli incivili che non riescono ad evitare l'abbandono dei sacchetti per strada. Tolleranza zero contro chi imbratta la città. Ad annunciarlo il primo cittadino di Bellizzi, Mimmo Volpe, che in un manifesto affisso sulle mura cittadine ha annunciato qualche giorno fa il pugno duro contro chi affigge abusivamente annunci e manifesti sui pali della pubblica illuminazione o sui muri dei palazzi. La Polizia Municipale ha già elevato oltre 30 verbali con un importo dai 49 euro ai 400. I vigili urbani hanno rilevato che in particolar modo i trasgressori sono promoter di agenzie immobiliari. Al secondo posto invece gli istituti di formazione privati, infine gli annunci pubblicitari di vario genere. Inoltre, sempre su disposizione del sindaco, i vigili hanno multato commercianti e fruttivendoli per l'esposizione senza autorizzazioni di merce sui marciapiedi. Il doppio scippo di sabato scorso e le risse e pestaggi nel centro storico sollevano polemiche anche tra le forze politiche sul tema della sicurezza in città. Ma c'è anche chi propone delle soluzioni, come il consigliere del nuovo PSI, Santo Venerando Fido, che chiede al nostro illustre cittadino, il capo della polizia Alessandro Pansa, di istituire ad Eboli un commissariato, utilizzando locali all'interno dell'ex mattatoio o nell'area dell'ex Pezzullo. Inoltre proporrò di invitare Pansa in città e di chiedere il suo intervento per migliorare la sicurezza nella Piana del Sele. Una proposta, quella del consigliere del centrodestra Fido, a cui fa eco l'iniziativa del capogruppo di Forza Italia Damiano Cardiello. Chiederò ufficialmente l'intervento del prefetto della Finanza per creare una task force per un controllo a tappeto dell'intera città. Madre e bimbo di 10 anni travolti da un'auto mentre attraversano la strada. Il sinistro è avvenuto questa mattina ad Agropoli, nei pressi del lungomare San Marco. Alla guida del veicolo un uomo che non si è accorto che i due, madre e figlio, entrambi originari di Napoli, in vacanza nella cittadina cilentana, stavano attraversando la strada. Sul posto sono immediatamente giunte due ambulanze che hanno trasportato i turisti in ospedale a Vallo della Lucania. Fortunatamente entrambi se la sono cavata solo con qualche lieve scoriazione. Parte oggi la nuova edizione di Pasta Estate 2014, tour enogastronomico delle due coste, ideato da Daniele Caramagna e giunto alla sua 14ª edizione. Quest'anno, dopo la conduzione di Marika Fruscio e DJ Aniceto, prende il timone del tour la porno star Priscilla Salerno. Il tema di quest'anno, nemmeno a dirlo, sarà il food porn. Priscilla si cimenterà con interviste, degustazioni e realizzazioni in cucina con gli chef, ma si parlerà anche di cibi biologici a chilometro zero, territorialità, stagionalità, recupero delle antiche ricette, arte bianca, ovvero l'arte della panificazione.
Durante lo svolgimento delle tappe saranno ospiti attori, musicisti, poeti, artisti che racconteranno a Priscilla qual è la loro perversione in cucina e chiederà loro di fare una foto stile food porn e di postarla sul proprio profilo Facebook. Tutte le puntate andranno in onda da settembre su Sud TV. ASD Borgo Gromola si rinnova in tutto il suo organigramma societario per presentarsi al via del campionato di seconda categoria. Una nuova società formata da ragazzi giovani di Capaccio con grande entusiasmo e passione da vendere. Già da mesi consiglieri, direttore e presidenti stanno lavorando alla ricerca di nuovi calciatori da inserire nella squadra e studiando la strategia giusta per poter conquistare la vetta della classifica. Ci stiamo impegnando per creare una bella realtà che faccia da catalizzatore per tutti i giovani di Capaccio che hanno in comune la passione per il calcio e per Gromola, dichiara il presidente Emanuele Marandino. Siamo un gruppo di amici che con entusiasmo sta mettendo su una squadra che punta alla fascia alta della classifica, ma che ha anche l'obiettivo di fare qualcosa di buono per il nostro territorio. La guida tecnica della società è affidata a mister Carmine Quaglia. La società parte per fare un buon campionato di seconda categoria, puntando alla fase playoff e potenziando la squadra già esistente.